Questo programma è offerto da Tecnocampus.

21 maggio, buongiorno da Teleprima, benvenuti alla quotidiana rassegna stampa come ogni giorno offerta anche oggi da Tecnocampus. Anche questa mattina vediamo che tanti sono i fatti in primo piano a partire da quelle che sono le testate nazionali e ovviamente si parla di politica e ancora forte il divario che c'è all'interno del governo. Andato a deserto il Consiglio dei Ministri che sarà rinviato presumibilmente all'interno di questa settimana, ma ancora ci stiamo avviando a grandi passi verso le elezioni di domenica. Un importante per l'Europa, ma soprattutto per noi. Insomma, tanti fatti, ma vediamoli direttamente con le prime pagine dei quotidiani nazionali e partiamo quest'oggi con il Corriere della Sera. E vediamo che proprio nella parte alta della pagina, l'articolo di apertura è dedicato al duello finale sulla sicurezza e scontro in Consiglio dei Ministri nella notte, i rilievi del Quirinale sulle multe a chi aiuta i migranti, conte, criticità nel decreto segnalate dal Colle e intanto l'ira di Salvini, dimmi quali e infatti il Premier Conte non ci sta e avverte la Lega, io di parte vengano a dirmelo e Salvini con la flat tax il governo dura. Insomma ancora tanti problemi proprio all'interno a partire dal rapporto intricato che c'è proprio con il Premier Conte. E intanto parla Zingaretti, 5 Stelle dei trasformisti, il segretario del PD Nicola Zingaretti dice a Corriere il governo politicamente non c'è più e poi dice il costo per gli italiani di Giorgio è immenso e lo diventerà ancora di più nei prossimi anni. Mesi per Zingaretti 5 Stelle sono dei trasformisti mentre il PD è cambiato, era il Vietnam. Ma ora il governo dovrà correre ai ripari per colmare i buchi di bilancio che in realtà ha creato. E intanto c'è un retroscena fortissimo per quanto riguarda la Chiesa, dove vediamo che sono presenti due forti timori all'interno proprio di questa immensa struttura. Da un lato abbiamo raccontano appunto che ci sono due spine: da un lato l'unità della Chiesa e l'irrilevanza dei cattolici in politica. Non c'è più un partito di riferimento e mi pare difficile che possa rinascere nel deserto avanza il sovranismo religioso della Lega. Insomma, per dirla con un eufemismo non c'è più religione. E intanto vediamo quelle sfuriate di Bossi e Papa, dice, dalle sfuriate di Bossi contro Voitiva, il Papa extracomunitario fino ad arrivare ai fischi in piazza di sabato scorso, proprio chiamati da Salvini contro Bergoglio. I rapporti fra Lega e Vaticano non sono mai stati facili ma ha senso celebrare oggi dei pontefici contro altri, questo è quello che viene appunto raccontato. Insomma la politica eh, di oggi sembra essere sempre più in discussione, sembra che ognuno ci metta il suo e sembra che proprio la Chiesa si trovi in una situazione di netto contrasto. Ma intanto vediamo nell'editoriale che cosa ci porterà eh, questo voto di domenica e le cose da fare. L'Europa abbia coraggio, dice appunto Franco Venturini. Sulle le schede elettorali del 26 maggio nascoste dietro simboli di partiti e movimenti ci saranno due domande in realtà che rendono straordinariamente importante una consultazione altre volte noiosa e trascurata. La prima riguarda il futuro dell'Europa, riuscirà a sopravvivere malgrado tutti i suoi difetti e la seconda invece riguarda noi. Se l'Europa vivrà, l'Italia saprà continuare a farne parte? Insomma poniamoci questi due interrogativi e quando andiamo a votare Ovviamente lo faremo in maniera eh, leggera, nel senso che sapremo che cosa votare. E ancora vediamo quelle che sono le altre notizie in primo piano, Tour Eiffel, controlli beffati dallo scalatore e ancora un limite notevole per quanto riguarda la sicurezza proprio per questi monumenti, ma soprattutto in Francia dove gli attacchi sono stati eh, molte volte eh, eh, sottovalutati anzi, e troppo spesso la sicurezza viene... Imposta in una situazione di scarsa intensità e infatti sale in minaccia il suicidio. Ha scalato a mani nude la Tour Eiffel, riuscendo a beffare tutti i sistemi di sicurezza e una volta salito ha minacciato di suicidarsi. Sono state ore di apprensione ieri a Parigi. L'uomo è stato poi salvato dai soccorritori, evacuata la Tour Eiffel, escluso il movente del terrorismo. Ma insomma, dobbiamo cercare di prestare più attenzione a quelle che sono le misure di sicurezza che vengono adottate dagli stati perché. Purtroppo, se un solo, una sola persona, per di più a mani nude, riesce a scalare la Torre Eiffel, così senza che qualcuno se ne accorga, la situazione si presenta veramente fallosa. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina un allarme tutto italiano, in particolare del meridione di questa Italia, si parla della Puglia, vediamo questa immagine che ritrae un elemento molto molto devastante infatti vista dall'elicottero l'avanzata della malattia che uccide le piante stiamo parlando eh, degli ulivi infatti i campi dal verde al marrone l'effetto xylella sugli ulivi vedete proprio la differenza tra questa parte e questa sì, infatti sta svanendo il verde tra gli ulivi della Puglia adesso il loro colore vira al marrone l'avanzata della xylella fa paura e quello che ha visto dall'elicottero il ministro delle politiche agricole Gianmarco Centinaio nei sopralluogo effettuato ieri in cinque anni sarà raggiunta, pensate un po', l'intera Puglia. Ed ancora una giornata che ha suscitato molte polemiche nella giornata di ieri, Taglia Huawei. Siamo affidabili, gli USA mentono. Questa è la risposta della eh, compagnia dei cellulari ormai tra quelli più diffusi. L'effetto Trump, la vicepresidente Chen infatti dice siamo affidabili, gli USA di, eh, su di noi mentono e così eh, si esprime appunto la vicepresidente e intanto nella parte bassa della pagina studenti vi pago i debiti, a farlo è l'afroamericano più ricco e infatti che cosa dice, pagherò io i vostri debiti, l'annuncio dell'afroamericano più ricco d'America Robert Smith ai 396 euro laureati in Georgia, sborserà pensate un po' 15 milioni e ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, andiamo a vedere questa mattina che cosa riporta la verità e vediamo in apertura Trappolone per far cadere Salvini solo il voto di domenica può impedire che scatti voci sempre più insistenti di un'altra inchiesta in arrivo subito dopo le europee si vuole imporre una manovra finanziaria pesante e anche rosolare il leader leghista e andare alle urne a primavera per impedire all'attuale maggioranza di eleggere il prossimo presidente insomma braccio di ferro tra Viminale e PM sugli sbarchi i magistrati delegittimano il governo e ancora vediamo le altre notizie in primo piano uccidono un uomo ma questa volta il cardinal bolletta non riattacca la spina e intanto va di rosario c'è un clero bugiardo e falso che parla solo con i suoi nemici e nella parte centrale della pagina la rai fascista da un programma learner il giornalista potrà gridare al regime e compilare le sue odiose liste di proscrizione dal pulpito di rai 3 e intanto vediamo che si parla ancora dello scandalo in umbria la pd marini oltre il ridicolo prima si salva, poi si dimette un'altra volta. E oggi stoppa le lezioni, la professoressa siciliana, pensate un po', diventa il paravento per indottrinare gli studenti. Questo viene raccontato appunto dalla verità e nella parte bassa della pagina... Trump toglie il cuore ai cellulari di Pechino si scalda così la guerra commerciale Google Italia Android a Huawei e insomma ancora nella parte bassa il reality arriva in convento ma non è trash e qualche bad girl ritrova la retta via insomma veramente stiamo stra strabordando proprio stiamo creando situazioni sempre più complesse e intanto continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani sfogliamo adesso il fatto quotidiano e nella parte alta della pagina vediamo che secondo questa testata il WWF smaschera gli europarlamentari italiani che applaudivano Greta Thunberg. Voti per salvare chi inquina e pochi soldi in realtà stanziati per l'ambiente. Mentre il Consiglio dei Ministri viene definito consiglio di guerra, la risposta è Giorgetti. Conte sfida la Lega, sfiduciatemi ora, stop al DL sicurezza. Dubbi infatti del Quirinale sulle nuove norme anti-ONG volute dal Carroccio in vista del voto. Conte rinvia tutto, slitta anche il testo per la famiglia, voluto dal Movimento 5 Stelle. Il sottosegretario leghista prima attacca il Premier, non è imparziale, poi diserta il Consiglio dei Ministri. E intanto vediamo quando i palloni gonfiati li sgonfia la democrazia. E ancora nella parte destra della pagina si vedono sempre eh, i balconi in primo piano con le lenzuola per di Salvini, il fatto lancia il concorso del migliore striscione. Insomma sembra che adesso da questa vicenda degli striscioni che ha fatto tanto discutere in questi giorni sia nato proprio un concorso e sembra che sempre più persone abbiano interesse a mostrare la propria creatività, chiamiamola così. E intanto nella parte centrale della pagina mala sanità. Dopo aver notato, votato per salvarsi l'addio, dietro il caos la manovra, le manovre renziane, PD in Umbria, farsa continua. La Marini si dimette di nuovo. Infatti, domenica in Regione vanno al voto 63 comuni, tra cui Perugia. Ai candidati democratici la mossa del loro presidente non era proprio piaciuta. E ancora parliamo di Brexit Party: è tornato Farage, partito virtuale, ma pieno di soldi. E infine, nella parte bassa della pagina, Kremlin Baby, Alina e lo Zar, padre Assad. 66 anni, pensate un po', due gemelli figli di Putin, ovviamente eh, in questo caso si discuterà ben poco perché quando c'è un padre anziano forse fa meno scalpore di una mamma che comunque ha un'età avanzata. E intanto nella parte bassa della pagina Dio Balestrini Nane è uscito dall'avanguardia del gruppo 63. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano e vediamo adesso che cosa ci racconta Libero proprio in questa giornata, eh, ricordo che è sempre martedì. Martedì 21 maggio e si parla di potere legislativo succube della giustizia, i giudici sbrannano la politica, non sono inchieste, le Toghe ormai vogliono sostituirsi agli eletti del popolo per imporre le loro idee, dai migranti alla sicurezza fino alle adozioni gay. Ma a cosa serve, dice appunto Libero, allora votare? E intanto... Dio è anche suo, Matteo leader della Madonna, così viene definito da uh, Feltri, insomma un uh, vero e proprio attacco che viene raccontato in questo editoriale, perché non è una vera novità che Salvini sia appunto sotto tiro e insomma viene raccontato in questo modo proprio per evidenziare il netto distacco che si è creato tra il vicepremier Salvini e la Chiesa Cattolica. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, la Chiesa ama gli immigrati ma ignora i nostri crociardi intorno a Piazza San Pietro, dormono infatti disperati che non inteneriscono le limosiniere. E Fiorello si scaglia contro la Repubblica, accusa il giornale di non dire la verità. Ancora vediamo nella parte destra della pagina italiani anticlandestini, la mossa di IPM, che può trasformarsi in assist per Salvini. E infine nella parte bassa della pagina, viaggio con chi va in Svizzera a morire, l'indagine sull'eutanasia, mentre la Francia, pensate un po', litiga su un uomo in coma, la famiglia lo vuole tenere in vita, lo stato dice no, però adesso ci ripensa e non stacca la macchina. E ancora vediamo lo sfatato un dogma dell'alimentazione, zucchero di sera e la pancia non cresce, insomma. Ogni giorno ne vediamo di più delle più svariate, ogni teoria viene raccontata in maniera diversa ogni giorno, insomma, la scienza sembra fare dei passi, talvolta in avanti, altre volte ritorna indietro. Noi comunque continuiamo ad andare avanti, però facciamo una piccola pausa, qualche momento di pubblicità, ma ritorniamo subito dopo, quindi non andate via. Tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecrocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecrocampus, la soluzione al centro. Bentornati di nuovo in studio, siamo ancora in primo piano con le notizie che arrivano dalle testate nazionali e ovviamente secondo la prima pagina del giornale questa mattina sanno solo litigare. Doppia truffa elettorale, viene raccontata così, i giallo verdi in scenano l'ultimo show. Il decreto famiglia è senza coperture, e sulla costituzionalità del decreto sicurezza invece scontro Conte Salvini. Berlusconi avvisa la Meloni, teme di non superare il 4%. E intanto quelli che sono gli sbagli di Matteo su PM e moderati vengono raccontati appunto in questa prima pagina. E intanto eh, l'apertura nella parte centrale della pagina scontro sui dazi fra USA e Cina vengono raccontati in, proprio in maniera del tutto occasionale e parlando proprio di prima guerra mondiale dei telefonini. Google infatti toglie la licenza Android a Huawei, ma ecco in realtà che cosa cambia con un obbedisco? Lo stile garibaldino Google si allinea agli ordini di, agli ordini di Donald Trump e taglia i rapporti con Huawei. Al colosso cinese saranno impediti gli aggiornamenti di Android, il sistema operativo utilizzato dai propri smartphone, ovviamente questo determinerà un calo notevole delle vendite e soprattutto un danno per questa azienda. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina, parliamo del caso di Lambert. Tetrapergico francese conteso, la madre e la moglie divise dal fine vita. E infatti, quanti tipi di amore possono esserci in una sola stanza di ospedale? Si chiede questa mattina il giornale. Poi esistono parole che si pronunciano allo stesso modo ma che abbiano significati opposti. Insomma, c'è uno scontro diretto proprio per decidere se far andare la vita. Di un uomo che comunque si trova bloccato in un letto, oppure staccare la spina e ridurre quella che è l'alimentazione attuale. Insomma, qua si parla di amore, ma troppo spesso l'amore viene utilizzato semplicemente come paravento per i propri egoismi. Prestiamo attenzione proprio ai termini che utilizziamo. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Questa mattina passiamo poi al tempo. Ha preso più profughi Salvini che delle ONG. Il ministro dell'Interno da mesi collabora infatti con ONU, CEI e Santi. Egidio, aprendo corridoi umani già arrivati in 300 che scappano dalle guerre, ma preferiscono farsi abbindolare da Sea-Watch. E intanto all'Olimpico col Bologna e Festa Lazio l'ultima in casa infatti finisce per 3 a 3 e ancora due offerte da Los Angeles e americane sul futuro di De Rossi dopo tante polemiche adesso arriva una svolta e nella parte centrale della pagina anche qui si parla di Google e di Big USA, via dai telefonini cinesi e nella parte bassa della pagina lo sciopero NCC manda in tilt il traffico di Roma, mentre nella parte più bassa Roma e Malta unite contro il cancro. Al via infatti la collaborazione di ricerca scientifica con il gruppo San Raffaele. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano, questa volta ci spostiamo sulla Repubblica Capolinea Italia, così lo definisce in questa giornata uh, questo quotidiano. Scontro sul decreto sicurezza in Consiglio dei Ministri fino a notte fonda. Salvini minaccia la crisi. Un altro rinvio, quasi tre mesi di immobilismo. Giorgetti, duro con il Movimento 5 Stelle. Dopo il voto, dice deve cambiare tutto. E in Vaticano sempre più voci contro la Lega. Il Papa lancia un sinodo su fede politica e impegno. E intanto nella parte centrale della pagina le ragazze Libertà, quello che viene eh, definito il reportage della Repubblica, in Sudan infatti si battono da mesi per la democrazia. Hanno cacciato il dittatore Bashir, ora sfidano i militari, insomma in primo piano proprio per avere i propri diritti. E intanto il punto in morte di un governo ritornando su quello che è il governo italiano raccontato da Folli, mentre chi salva il nostro onore. Questo è il punto di vista della Repubblica. Intanto nella parte bassa della pagina l'intervista Thomas Harris Dannibal passo ai Narcos. Ed infine l'incubo spoiler quanti trucchi per non sapere la fine del trono. Ovviamente stiamo parlando del trono di spade. Sempre più persone seguono eh, queste serie televisive seguendole eh, si arriva sempre più a un punto di discussione che ne determina comunque la voglia di andare oltre. E ancora vediamo le altre. Prime pagine, questo, in questo momento ci spostiamo su Il Mattino e vediamo proprio nella parte alta, come sempre, le notizie in breve. Can, il docufilm, il mio giro del mondo per raccontare Santo Maradona. Ed ancora in primo piano, la guerra digitale USA-Cina, Google scarica Huawei Mail, applicazioni e video, cosa cambia per gli utenti. E infine il personaggio, Balestrini, addio a ribelle della parola, dalla fabbrica al PC. E intanto l'attenzione è posta sul governo, la lite investe Conte, il Consiglio paralizzato, la Lega accusa il Presidente. E di parte la replica, me lo dicono in faccia, rinviati intanto i decreti su sicurezza e famiglia e il Premier ci sono rilievi dal Quirinale e dalla ragioneria. E intanto in nessun dorma il canto del clandestino di Puccini che chiude i comizi di Salvini. Ancora la frontiera sud, i 17.000 mini sbarchi che sfuggono in realtà ai dati del Viminale. Infatti, per il Viminale sono 1.265 i migranti sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno. Ma in realtà, gli sbarchi nell'ultimo anno sono di almeno 7.000 persone. Insomma, veramente un numero molto più intenso e rilevante. Il commento è il tramonto dell'Avvocato Mediatore quando le persone riservate e laconiche si esprimono e le loro parole. In il e intanto vediamo il riscatto della città Napoli, un piano oltre gli slogan. Viene raccontato questa mattina nell'editoriale del mattino da Vittorio del Tufo e infatti dice al capizzale della città malata continuano ad affollarsi risultati stanchi, parole vacue, discussioni sterili e bandierine piantate dai politici di tutti i colori che si precipitano negli ospedali ad accudire i cittadini in erbi colpiti dal fuoco della camorra e aspettati spargere le lacrime nei giorni dopo, nel tentativo inutile di coprire con la propria voce il frassuono delle armi usate dai nuovi gangers, me, gangster metropolitani, come li ha definiti il capo della polizia, Gabrielli. Insomma, li abbiamo visti sfilare. Ogni giorno negli ospedali napoletani, ormai ripeto, il 26 si va a, a votare e questo purtroppo non fa il bene della nostra regione ma semplicemente crea ancora più disarticolazione e soprattutto timore. Quello che eh, sarebbe necessario, sarebbe necessario veramente eh, porre un rimedio alla violenza ma farlo in maniera coordinata, duratura e soprattutto in rispetto della vita delle persone e anche evitando di eh, mostrare la città di Napoli e comunque anche i suoi dintorni come un qualcosa che effettivamente non esiste in realtà. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano i sei angeli che hanno salvato Noemi nella parte centrale della pagina. Eccola qua i medici, la bambina ferita a Napoli è fuori pericolo. Ecco le facce dei medici che comunque hanno contribuito ciascuno a proprio modo a rendere la vita a questa bimba. E ancora Jenny che vuole collaborare il giallo delle minacce, il padre dell'ultraspacciatore, denuncia in due anni distrutto l'auto di mia figlia. E ancora un delitto in famiglia: Deborah ha ucciso papà e rovinato anche la mia vita. Dai social ai vicini di casa, tutti manifestano solidarietà a Deborah, la diciannovenne, posta ai domiciliari in attesa che il PM valuti la legittima difesa. Lo sfogo della ragazza: ha ucciso papà e distrutto anche la mia vita. La ragazzina era con la mamma hanno ehm, avuto problemi sempre nel, nel tempo, secondo quanto raccontato eh, da tanti testimoni con il papà che era violento e lei per difendersi, secondo sempre il racconto di tante persone, avrebbe agito però non, non volendo. Insomma, eh, quella che adesso viene vista come legittima difesa però per lei rappresenta comunque un omicidio e l'omicidio più brutto è quello del proprio genitore. Ancora vediamo nella parte bassa della pagina, si parla di sport, le interviste del mattino, parla Michele Uva, la UEFA, la Super Champions non sarà un torneo a inviti, insomma attenzione anche a questo e continuiamo ancora a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali, passiamo adesso al manifesto, il buco nero così viene definito il decreto sicurezza bis caos in Consiglio dei Ministri sulle norme antimigranti di Salvini Conte fa acqua da tutte le parti e intanto il Comizio con il Rosario la scomunica del mondo cattolico ancora una volta viene additato Matteo Salvini per questo gesto che comunque viene visto in maniera proprio eh, brutta ma soprattutto la politica ormai non è uh, uno sbaglio che sia ovunque, il problema è che una politica di parte venga raccontata in maniera così differente anche all'interno della Chiesa. Ancora vediamo porti aperti alle armi, chiusi agli umani. E infatti, se volete avere una rappresentazione tangibile e concreta della natura del governo in carica, quello del contratto tra sovanismo razzista della Lega e populismo giustizialista del Movimento 5 Stelle, guardate il bel paese da nord a sud, guardate i porti di Genova e di Lampedusa, da una parte nella capitale le ligure è attaccata la nave saudita. Che tradizionalmente è carica di armamenti, e ovviamente dice appunto questa testata: queste sono le cose che possono transitare. E infatti, vediamo nella parte centrale della pagina il titolo di oggi: è proprio questo. La rabbia di Genova. La nave militare saudita, carica di armi, attracca Genova, ma resta bloccata dallo sciopero dei camalli e dalla protesta dei pacifisti. Partita da USA e diretta a Jeddah, contestata in mezza Europa, doveva caricare generatori da impiegare nella guerra che è ancora in furia. E ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. Andiamo a vedere il dubbio e nella parte alta della pagina tensione tra Lega e Premier, Salvini più duro sui migranti, inasprito il decreto sicurezza e Di Maio meno tasse al ceto medio. Infatti dopo le tensioni tra il Premier Giuseppe Conte e Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, il Consiglio dei Ministri viene diviso in due tempi, una prima riunione alle 4 del pomeriggio durata una ventina di minuti e una seconda in serata. Sul tavolo i due provvedimenti. Movimento che vedono contrapposti Lega e Movimento 5 Stelle, il decreto sicurezza bis voluto da Salvini e il decreto famiglia fortemente sponsorizzato da Di Maio, ma per entrambi i provvedimenti si tratta di un inizio esame in modo da sterilizzare lo scontro ma nella nuova bozza del decreto leghista spunta un fondo di premialità per le politiche di rimpatrio come più volte richiesto da Movimento 5 Stelle con un fondo iniziale di 2 milioni di euro per Di Maio, la Lega sta prendendo e perdendo un po' la testa e intanto, nelle Editoriale per favore diamoci una calmata e nella parte centrale niente aggiornamenti android google con trump guerra commerciale alla cinese huawei e nella parte bassa della pagina c'era una volta alla sinistra santificare berlinguer senza voler fare i conti col riformismo socialista mentre dall'altra parte c'era una volta alla destra usare vecchie etichette per bollare il fascismo il fenomeno populista insomma una realtà sempre più discussa destra e sinistra ancora una volta le polemiche che infuriano, esistono o non esistono, la politica però c'è. E intanto vediamo quali sono i fatti in primo piano con il Corriere dello Sport. Cambiamo proprio genere, andiamo a vedere Juve Avanti Sarri, il tecnico del Chelsea è stato contattato dal club bianconero che lo considera il successore di Allegri. Con lui tornerebbe a Torino anche Higuain, ma non tramonta la pista pochettino e viene definita la congiunzione degli opposti. Mentre nella parte destra, confermata l'anticipazione di questo quotidiano, Napoli e il ci accordo. L'attaccante sloveno pronto infatti a firmare un triennale manca l'intesa con l'Atalanta nell'operazione possono entrare una verdi e anche inglese. E intanto l'ipotesi di un clamoroso ritorno e di Laurenti si ripensa a Acquayerella, infatti il presidente punta al cuore dei tifosi, il capocannoniere potrebbe accasarsi di nuovo a Napoli. E infine di Lorenzo sia sì, il sogno l'azzurro, l'intervista che viene rilasciata proprio a questa testata del giovane terzino dell'Empoli, ospite in redazione, pronti a giocarci tutto in casa dell'Inter. Infine nella parte bassa della pagina Mialovic salvo il 3-3 contro la Lazio, regala al Bologna la certezza dell'A A con un turno d'anticipo. E infine nella parte bassa della pagina, amore e paura, Firenze trema, Domenica Montella e l'ex Prandelli di fronte in uno spareggio terribile. Mentre il Benevento ci riprova, semifinali di playoff di Serie B. Ancora vediamo un'altra pagina sportiva, questa volta vediamo quotidiano sportivo, l'Inter senza la Champions nella parte alta, l'affare Conte si compra. Il Milan gattuso sempre più vicini, domenica clou per le milanesi e l'Atalanta. E ancora nella parte centrale della pagina, eccoci qua al ritorno a casa, Pobba alla festa di Barzagli, lui vuole la Juve, Paratici lavora per riportarlo a Torino, Erede di Allegri avanza in Zaghi. Mentre a piazza Siena, piazza di Siena, sale la febbre dal grande evento. E infatti, Roma giovedì il via a Villa Borghese. E infine, nella parte bassa della pagina, Atalanta numeri da Champions aspettando il Sassuolo. Il Ciccio è tentato dal Napoli. E per il tennis invece da Derrick Capò al Bonifiglio. La Valteninese Rossi più forte della pioggia. E per quanto riguarda le notizie che arrivano dalle testate nazionali anche questa mattina, è tutto. Vi lascio ancora qualche momento di pubblicità, ma non andate via, ritorniamo subito dopo con i fatti che riguardano la regione Campania. tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente alla 30 Caserta-Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecrocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex Sangoben Caserta. Tecrocampus, la soluzione al centro. ci ancora in studio, vi ricordo che è sempre martedì 21 maggio, anche questa mattina tanti fatti in primo piano sulle testate online e partiamo proprio da una protesta che riguarda la professoressa che a Palermo è stata sospesa, una notizia che la settimana scorsa ha fatto eh, tante polemiche, ha suscitato tanta indignazione e adesso vediamo che si scende in piazza, infatti scuola in piazza per la professoressa di Palermo e la scuola napoletana si mobilita al fianco della docente sospesa per il video realizzato dai suoi alunni. E domani in piazza Plebiscito ci sarà infatti un presidio di solidarietà a cui parteciperanno professori, dirigenti scolastici, collettivi studenteschi e molti istituti e docenti hanno messo a punto documenti di protesta che firmati in massa partono alla volta del Miur. I docenti del liceo classico Vittorio Emanuele con la dirigente BIA si autodenunciano, siamo tutti ugualmente colpevoli e spiegano. In merito al caso della professoressa sospesa scrivono al ministro Bussetti e al direttore scolastico regionale Franzese si fa pubblica denuncia che nella nostra scuola sarebbe successa la stessa cosa perché anche nel nostro liceo i docenti consentono ai loro studenti di esprimere le proprie opinioni e di incentivare il libero pensiero anche quando questi non sono condivisi ed allineati al pensiero dominante. Ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano abbiamo visto che per tanto tempo il posto di direttore della reggia, della reggia di Caserta è rimasto vacante e adesso torna ad essere ricoperto ma c'è una novità infatti arriva il nuovo direttore ma lo fa in incognito e visita la reggia a sorpresa e stupisce tutti e infatti si è presentata in incognito come un qualunque visitatore e per mantenere riservata la sua presenza ha pagato il biglietto d'ingresso. Questo ha fatto il nuovo direttore della reggia di Caserta Tiziana Maffei designata qualche giorno fa dal ministro Bonisoli, un modo per toccare con mano per la prima volta il lavoro che le spetta. La neo responsabile è arrivata all'improvviso accompagnata dal direttore generale dei musei Antonio Lampis non essendosi ancora insediata ufficialmente ha pagato il biglietto di entrata e ha visitato gli appartamenti da sola. Dopo poco però è stata riconosciuta da alcuni lavoratori che non l'hanno avvicinata per non disturbarne la privacy. Maffei si è poi chiusa in ufficio con l'Ampis per incontrare i funzionari. E intanto nella giornata di oggi ha previsto un incontro con i responsabili della regia e sindacati, nel corso del quale l'AMPIS dovrebbe presentare la nuova organizzazione del lavoro, approntata nelle scorse settimane e dare il via a Europa Web, la piattaforma per. Controllare presenze, ferie e tutto ciò che in realtà riguarda il personale. E ancora il MIBAC, vediamo quali sono le altre notizie che arrivano. Si parla di 35 milioni in arrivo per il museo di Capodimonte ma anche per la reggia di Caserta, ancora buone notizie insomma. E ci sono infatti anche questi due elementi importanti, Capodimonte e reggia di Caserta nel piano strategico dei grandi progetti beni culturali il cui decreto è stato firmato lunedì 20 dal ministro dei beni culturali Alberto Bonisoli. La Campania figura infatti insieme alla Lombardia come destinataria di una parte dei 46 milioni 173.560 euro appena stanziati. Nello specifico 30 milioni saranno stornati al Museo di Capodimonte a Napoli per il grande progetto di valorizzazione del Museo Real Bosco di Capodimonte, Campus e la realizzazione Cabinet delle Porcellane. I 5 milioni e 200 mila euro confluiranno invece a Palazzo Van Viteriano di Caserta per Reggia in arte e design. E ancora vediamo le altre notizie, questa volta però andiamo a vedere... Le notizie che ci arrivano dal mattino e si parla di una notizia che riguarda il mondo dello sport che questa mattina è in lutto: è morto infatti a 70 anni Niki Lauda, leggenda della Formula 1, è morto Niki Lauda, il campione della Formula 1, aveva 70 anni. Ad annunciarlo la famiglia del pilota con un annuncio pubblicato sui siti specializzati. Con grande tristezza rendiamo noto che il nostro amato Niki è morto serenamente, circondato dalla propria famiglia lunedì scorso. La leggenda austriaca, fra i più grandi piloti di sempre, era ricoverato in una clinica svizzera per problemi ereni che lo costringevano alla dialisi. E ancora vediamo le notizie che arrivano dal mattino, ancora una volta buone notizie e questa volta si parla di Noemi, la, la prognosi è stata uh, sciolta, la bambina sta bene e adesso l'Italia applaude Napoli, ecco gli angeli che hanno salvato Noemi e infatti... È un gruppo di camici bianchi di grande valore dell'ospedale Santo Bono e non solo ad aver lavorato incessantemente al letto della piccola Noemi negli ultimi 20 giorni per salvarle la vita. Medici come ce ne sono tanti sparsi negli ospedali campani che esprimono una sanità di eccellenza. Il venerdì 3 maggio l'ambulanza del 118 arriva a Santo Bono a Sirene Spiegate. Noemi è ferita da un proiettile vagante in una sparatoria a Piazza Nazionale. Respira a fatica, è pallida ma cosciente. Non si lamenta né piange. Ai medici viene detto che è stata colpita di in realtà la situazione è molto più grave in pronto soccorso viene chiamato il primario Vincenzo Tipo che insieme ai suoi collaboratori speziona la bambina individuando un piccolo foro all'altezza dell'emitorace destro. Esce poco sangue e non vi è foro di uscita. Da qui parte tutta una vicenda che ormai è ben nota e adesso ovviamente ci fa sorridere sapere che la bimba si sta riprendendo e sta ritornando quella di prima. Ancora vediamo le altre notizie che arrivano dal mattino si parla ancora di università di Annapoli via le auto dal porto stop al parcheggio, infatti sarà un'università sempre più green quella in programma dal 3 al 14 luglio a Napoli e in Campania dopo l'accordo con 01 australia e che avrà i Propri presidi informativi nei 56 siti dove si svolgeranno le universiadi, parte un'attività di monitoraggio della qualità dell'aria presso la stazione marittima dove saranno ormeggiate le due navi da crociera che ospiteranno parte degli atleti che parteciperanno all'Università di Luglio. Insomma, eh, dei procedimenti insomma, che hanno portato proprio a questi passi in avanti proprio per avere una struttura ma soprattutto un evento totalmente green. Ancora vediamo le altre notizie. Questa volta ci spostiamo a Caserta, andiamo a vedere Caserta News, si ribaltano davanti al bar, due feriti gravi trasportati in ospedale e due persone a bordo supposto vigili del fuoco e polizia. E infatti l'impatto devastante, l'auto che si ribalta e le lamiere sparse su tutta la carreggiata sono i segni lasciati dal gravissimo incidente avvenuto nella notte a Marcianise sulla provinciale 335 di fronte al polo commerciale all'altezza del concessionario Volkswagen e subito dopo il bar Copacabana. Una Fiat Punto nera con a bordo due persone si arriva ribaltata finendo la sua corsa con un violentissimo schianto sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre dalle lamiere i due occupanti feriti in modo grave ed immediatamente trasportati in ospedale e le volanti del commissariato della polizia di Marcianese ancora vediamo gli altri fatti in primo piano sempre da caserta news omicidio tondi la psicoterapeuta di Emilio era preoccupato per il suo bambino è stata ascoltata davanti alla corte d'assise dove si sta svolgendo il processo a carico del marito e infatti vediamo un uomo preoccupato per la sua e di come avrebbe potuto riorganizzarla per non andare in difficoltà col figlioletto. E questo è il quadro che la psicoterapeuta Annalisa Coscione ha fatto di Emilio Lavoretano, l'ex meccanico di Santa Maria Capovetre, finito sotto processo davanti alla Corte d'assise per l'omicidio della moglie Katia Tondi, ammazzata nel luglio 2013, nel loro appartamento coniugale al Parco Laurus di Sant'Amaro. La terapeuta ha spiegato nel corso della sua testimonianza di aver visto Emilio Lavoretano in poche occasioni perché gli impegni lavorativi non gli permettevano di essere sempre presenti. E rispondendo alle domande del pubblico ministero dell'avvocato di parte civile Giordana, l'avvocato difensore ha sottolineato di non aver mai dimostrato un senso di colpa per l'accaduto né di aver avuto mai un atteggiamento rabbioso per la vicenda che lo stava coinvolgendo, né tantomeno ha manifestato mai preoccupazioni per il processo. Gli unici grattacapi, ha spiegato, erano quelli relativi alla nuova organizzazione della sua vita da papà vedovo con un bambino piccolo da accudire. Insomma, sempre più eh, difficile in questi casi e soprattutto sempre più difficile vedere le reazioni di chi commette fatti del genere. E ancora vediamo l'allarme che viene lanciato su Caserta, mortalità record. La città di Caserta è seconda solo a Napoli, dati emersi dall'indagine indice della salute del sole 24 ore. E infatti il secondo tasso di mortalità più alto in Italia dietro solo a Napoli è il risultato che inchioda la provincia di Caserta all'ennesimo record negativo. A segnalarlo appunto è il sole 24 ore. Una classifica complessiva che piazza terra di lavoro all'88 posto sulle 107 province italiane basato sulla media dei punteggi ottenuti nei singoli indicatori che rilevano tre aspetti fondamentali della salute, le performance demografiche registrate negli ultimi anni, fenomeni sociosanitari e livelli di accesso ai servizi sanitari. Il caso quindi del tasso di mortalità con caserta penultima in classifica o della mortalità per tumore in quest'ultima categoria basata sui decessi per... Per ogni mille abitanti tra il 2012 e il 2016 terra di lavoro si piazza al nono posto nazionale. E infine vediamo ancora un'altra uh, pagina raccontata, questa volta da Caserta Focus: tessile agroalimentare, ponte con il Giappone è stato siglato l'accordo di programma infatti nell'immagine uh, nell vediamo che cosa è accaduto andiamo proprio ad aprire questo articolo e vediamo che cosa uh, è in realtà successo ed eccoci qua, uh, questa intesa rafforza quanto pare un uh, impegno comune e condiviso che potrà dare risultati significativi per tutte le realtà coinvolte lo ha detto il sindaco Carlo Marino incontrando in comune il sindaco della città di Ichikawa Irto Tami Murakoshi, il presidente della CCA di Caserta, Tommaso De Simone, di seguito in sala, giunta la firma dell'intesa, siglata dai due sindaci e dal presidente dell'ente camerale. Tommaso De Simone ha sottolineato l'interesse della delegazione giapponese per le eccellenze del territorio, in particolare per quelle del settore agroalimentare. Circostanza che apre la strada ad un rapporto di scambio commerciale tra le aree produttive di Caserta e di Chicago, anche grazie all'operato dell'ente camerale della città. Giapponese. Insomma, buone notizie proprio per i rapporti tra Caserta e il Giappone, buone notizie per la nostra attività, soprattutto in campo a tessile agricolo, e agricolo. Insomma, un benessere che sembra andare avanti. E anche per questa mattina la rassegna stampa termina qui. A voi tutti un grazie per aver scelto la nostra rete e per aver seguito questo momento di informazione. Grazie anche a Tecnocampus, che ogni mattina ci offre la possibilità di fare informazione e farla a 360 gradi gradi ma soprattutto di commentare i fatti di ogni giorno. Vi ringrazio ancora una volta e vi auguro una splendida giornata e ci vediamo domani. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.